Mercoledì 15 agosto, sono atterrato a Barcellona alle 2:30. Ho l'aereo di ritorno domattina alle 7. Preso l'autobus notturno N17 al costo di 2,20 euro, sono arrivato a Plaza de España, da dove comincia il mio giro. Mai fidarsi di internet. Avevo letto che avrei potuto lasciare il mio bagaglio qua nella stazione dei treni per 6 euro H24. In realtà ho pagato 10 euro e devo passare a prendere lo zaino entro le 11 di sera. Vabbè, insomma, l'ho comunque voluto lasciare, così sono molto più leggero. Dato che alle 5:30 era notte fonda, ho optato per non andare direttamente in centro città, ma per defilarmi un po' e finire nel bellissimo Park Güell. Non è stato semplice, però vedere l'alba da Turo della Rovira non ha prezzo. Sagrada Famiglia non necessita di presentazioni. Sono quasi le 9 e stanno facendo entrare la gente per la messa. È un buon modo per visitare la chiesa gratis, però insomma non fa per me. Oggi, 15 agosto, inizia la festa di De Gracia o qualcosa del genere. Comunque questo quartiere viene tutto addobbato e si canta, si balla e non so cos'altro. Ho mangiato le patatine e per sbaglio ho unto l'obiettivo della videocamera, che però mi ha fatto delle riprese con un effetto bellissimo e quindi l'ho conservato. Comunque ora provvederò a pulirla. Casa Mila. Se non si fosse capito, oggi gioca Barcellona Boca Junior.
Casa Batlló. Dopo aver scherzato su e giù per Barça, eccomi all'Arco di Trionfo e da qui penso che andrò al Museo di Picasso. Ho passato più tempo in fila che dentro al museo. Vabbè, sarà che a me non piace Picasso. Passando per questo bel parco mi dirigo verso il mare per esplorare la famosa spiaggia di Barcellona. Arrivato a Barceloneta. Purtroppo non farò il bagno, però almeno i piedi potrei pucciarli. Cattedrale di Barcellona nel bellissimo quartiere gotico. Dopo un giro strano e complicato arrivo solo ora in Plaza Catalunya, dalla quale mi incamminerò per la famigerata Rambla. Andiamo in metro. Ero molto ma molto tentato di prendere il biglietto, ma alla fine non vedrò la partita. Sono comunque venuto qua allo stadio a controllare un po' la situazione. Incredibile, in qualche modo sono dentro e tra l'altro tra i tifosi del Boca, delirio. Concludere anche il mio vlog. La verità è che non mi capacito ancora di come abbia acquistato il biglietto da tre ragazzi a metà del prezzo della biglietteria. È stata una scommessa, però alla fine sono entrato in qualche modo ed è valsa la pena sicuramente. Bellissimo, tifosi del Boca pazzi e niente, cosa farò ora? Andrò a mangiare e poi finché le gambe e il sonno me lo permetteranno girerò Barcellona e infine andrò a passare la notte in aeroporto sperando di non perdere l'aereo di ritorno. Questo è quanto e forza Boca!